Oggi il nostro viaggio in Abruzzo si ferma a San Vincenzo Valle Roveto, il piccolo borgo antico. Accanto al fiume Liri, lungo la Valle Roveto, immerso in un paradiso naturale ricco di boschi, corsi d'acqua e distese verde, sorge San Vincenzo Valle Roveto. Le origini del borgo sono molto antiche e alcuni studiosi le fanno risalire al periodo della dominazione romana, ma il paese si sviluppò soprattutto in epoca medievale, sotto la dominazione dei Piccolomini. Il borgo medievale è databile intorno all'anno 1000 e si è sviluppato nei pressi della chiesa di San Vincenzo. Il panorama è un paesaggio silenzioso, caratterizzato dalla presenza di estesi uliveti che conferiscono una nota di colore e fascino a un ambiente già di per sé incantevole. Le meravigliose montagne e i numerosi sentieri che conducono verso gli eremi sono il luogo ideale per escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo. Tipica del borgo è la produzione di un eccellente olio extravergine d'oliva biologico, l'oro verde, motivo di orgoglio per tutti i sanvincenzesi. Il nome del borgo deriva dalla chiesa di San Vincenzo Martire, la cui esistenza è documentata già in un codice dell'XI secolo, perché appartenente all'abbazia di Casamari. Il nucleo più antico, posto in posizione più alta rispetto all'attuale centro abitato, venne distrutto dal sisma del 1915. Abbandonato da gran parte della popolazione, e ricostruito più a valle. Parte della comunità rimase a vivere nel vecchio borgo, che attualmente prende il nome di San Vincenzo Vecchio. Per gli amanti della buona cucina, oltre ad avere numerose specialità della cucina abruzzese locale, a San Vincenzo Valle Roveto si celebra la Sagra degli Asparagi. Ogni anno, nel mese di giugno, una festa originale per celebrare la nascita spontanea di questo ortaggio, nelle verdi colline assolate della Valle Roveto. Un evento unico, dove poter degustare anche altre primizie accompagnate anche da un buon vino, musica e danze.